Voi quest'anno quanti anni fate? Beh, sappiate che MG nel 2017 compie 50 anni e invece che regalarsi, che so, una cravatta o una cintura, un paio di bretelle, si regala, tada, la MG GT Concept. Questa berlina coupé, quattro porte, che alcuni dicono potrebbe essere addirittura l'anti-Panamera. Appunto, è una Concept, però chissà, forse già nel 2018 la potremo vedere su strada, non lo sappiamo, aspettiamo, nel caso chissà che bello guidarla. Qua belle appendici di carbonio, perché l'auto deve pesare poco e deve avere comunque un aspetto aggressivo come non mai, perché sempre di AMG si tratta. Guardate questi cerchi diamantati qua ricurvi con dei padelloni per freno, delle belle pinzone firmate chiaramente AMG, e vedete che come tutte le Concept praticamente manca lo specchio retrovisore. Qua c'è una telecamerina che però, se Christian riesce a riprendere, qua c'è scritto EQ Power Plus. È un marchio che abbiamo già incontrato allo scorso Salone di Parigi, che stava a indicare il nuovo brand ecologico di Mercedes dedicato alle auto elettriche. Volete, quindi la AMG GT Concept è un'elettrica? No, non è un'elettrica, è un'ibrida. È un'ibrida in grado di buttare per terra 800 cavalli, così, proprio giusto per gradire. Quindi hai anche la trazione elettrica, perché il lavoro assieme del motore endotermico e del motore elettrici appunto lavorano su due assi differenti, così la AMG GT Concept ha la trazione integrale. Guardate anche questo qua, la fibra di carbonio con il bello scarico centrale, anche lui una bella bocca di cannone, e questa firma luminosa. Che volete, ma sono dei LED così piccoli? No, non sono LED, è fibra ottica, quindi un'evoluzione ulteriore di quelle che sono le luci nel mondo dell'automotive. È molto tondeggiante, ci sono poche linee taglienti, giusto l'accenno di spoilerino lì sul posteriore, per il resto è tutta bella tonda, anche questi passaruota belli bombati, quindi appunto esprime cattiveria ma anche eleganza, perché comunque volendo andare a scontrarsi contro Sua Maestà Panamera non si può azzardare con linee troppo tese. Anche qua sul cofano linee tese, ma che anche con questo colore, con le luci, quasi si confondono e sembrano molto più dolci di quanto in realtà siano. Anche qua abbiamo le luci in fibra ottica, non disponiamo troppo il collega con l'indicatore di direzione dinamici. Va bene, voi dite AMG, però di produzione ha lì per esempio la classe E Station Wagon in due declinazioni, da 571 o 612 cavalli, in questo caso con 850 Nm di coppia. È fondamentalmente la versione per famiglie che vanno molto di fretta della berlina di Stoccarda. Dentro ci sono i classici elementi cui siamo abituati, quindi abbiamo sto bellissimo doppio monitor digitale per la strumentazione e l'infotainment, poi vabbè, carbonio come se non ci fosse un domani, guarda la rotellina per comandare l'infotainment, classici portaoggetti, volante pelle Alcantara tagliato qua con logo AMG, motore firmato dall'ingegnere che ne ha curato lo sviluppo. Vabbè, comunque di AMG si tratta, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Però voi dite, ok, la classe E per andare veloce, ma io non ho famiglia, voglio andare, poi la bella stagione, vento tra i capelli, allora andiamo lì da quelle parti dove la classe E si prepara per l'estate e diventa una cabrio. Vedete, vabbè, l'aspetto è quello di una classe E, abbiamo la mascherina con il logo, con la stella bella grossa, fari col disegno cui siamo abituati, e poi questa è la versione, se non erro, esatto, 25esimo anniversario, che è la più ricca, la più bella, perché abbiamo interni con pelle designio. Oh, qua ragazzi, salotto di casa, bellissimo legno chiaro qua sul tunnel centrale, poi ok, i due tablet per strumentazione infotainment, le bocchette dell'aerazione tonde che si integrano perfettamente nella plancia, anche lei coperta di legno o morbidissima pelle, anche qua pelle e legno,
Adesso proviamo un attimino a spostarci. Ecco qua, non si vede, però quando noi vediamo un po', se chiudiamo la portiera e si dice buonasera, e mi arriva anche la cintura, molto comodo. E poi vediamo un po' come si sta dietro qua sulla cabrio tedesca. Il sedile va avanti in maniera elettrica. Adesso qua noi lo tiriamo indietro, ma sì, direi che comunque non si sta affatto malaccio. Dietro di me chiaramente c'è la capote in tessuto multistrato che esce o rientra in 20 secondi. Bagagliaio, vabbè, sappiamo perfettamente che le cabrio non possono contare su una capacità di carico particolarmente elevata. Quando viaggiamo con la capote chiusa siamo a 385 litri, quando invece viaggiamo con la capote aperta siamo a 310 litri. Vedete qua, c'è appunto la capote, sta qua, quindi abbiamo 310 litri, diciamo che le borse per il weekend, però possiamo aumentare la capacità di carico abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Niente, qua dallo stand Mercedes con la AMG GT Concept, la classe E63 AMG Station Wagon e la E-Cabrio è tutto. Diteci voi che cosa ne pensate delle novità di Mercedes AMG qua a Ginevra, e le cabrio vi piacciono, preferite le coupé o le berline o le station? Vabbè, classico, appuntamento qua sotto nei commenti, sui social e su motorbox.com. Ciao!